Eccoci qua, ben ritornati cari telespettatori, ben ritornato Maurizio Chiovato, il nostro documentarista. Abbiamo avuto un assaggio, bene, eccolo qua, di quel che andremo mm. a vedere. Eh, sempre animali molto mm. simpatici, docili, domestici che, mm. <ride> di cui ti ami circondare, no? Scherzi a parte. Mm. Andiamo questa volta a intraprendere un viaggio in Arabia Saudita, non soltanto per terra, ma soprattutto, forse, Sopr anche per Beh, mare. Diciamo che è bene anche dare un po' di notizie a quello che è l'Arabia Saudita, perché è un paese che per certi aspetti. È molto molto interessante. Per certi altri fa anche paura, nel senso che c'è un massimo rispetto della legge che tutti hanno paura, perché la legge c'è e viene applicata al 100%, non c'è possibilità. E, ad esempio la condizione della donna è catastrofica, a dir poco. Perché intanto solo che la donna araba dell'Arabia Saudita può solo uscire vestita completamente di nero. Completamente coperta fino ai piedi, ha solo la fessura praticamente del velo per gli occhi e basta. Mentre le donne di altri stati che vanno magari a lavorare extracomunitarie possono andare anche senza il velo, ma il vestito deve essere perfettamente non può essere scollato e fino a terra. Eh, l'arabo non lavora, l'arabo fa lavorare, fa lavorare gli extracomunitari. Gli extracomunitari hanno un permesso che si rinnova di sei mesi in sei mesi, eh, sempre per tutta la vita. Comunitari, cioè extra... Extra comunitari, sì, <ride> sì esattamente. Modo di dire, non, ci, non, <ride> non è, è adeguato nella il termine: cioè lavoratori stranieri che possono essere eh, somali, egiziani, filippini. Ecco. Se uno eh, viene licenziato perché lavora male e via di seguito, ha tempo una settimana per lasciare il paese. Cioè, ah. La deve lasciare proprio il paese, deve lasciare il, il messo paese di, di soggiorno, tra Finisce esattamente. Finisce. Finisce. Poi abbiamo ad esempio i ristoranti che sono separati: sono ristoranti per sole donne, i ristoranti per soli uomini, oppure ristoranti per le famiglie. Allora, in quel caso, nei ristoranti per le famiglie, la donna può togliersi il velo anche se ci sono degli uomini, per dire. quindi è tutto. E poi, ad esempio, eh, i film: non arrivano mai i film in Arabia Saudita che noi vediamo, vengono Integrali. solo prodotti localmente perché la la scoplatura della donna è scandalo, quindi la donna deve essere sempre coperta e li producono loro, hanno le case di produzione appunto con questi dettami rigorosissimi che. però eh... il web c'è? Web, cioè, eh, sì, adesso, ma bisogna vedere se hanno, sono riusciti a mettere dei filtri a bloccare. Ecco perché il viaggio di cui parleremo risale a qualche anno fa. No? Quindi il può darsi che adesso sia cambiato. Esatto, che sia per, magari che sia anche cambiato, adesso magari le donne sì. possono anche guidare, magari qualche cosina in più, però so che la situazione sì. è molto difficile. Sì. Poi, ad esempio, è vietato fotografare, io ho fatto delle riprese per la strada, alcune sono storte. Tenevo la telecamera accesa, non la portavo all'occhio per riprendere. Cioè, eh, perché lì diverso. bisogna andare. All'ambasciata chiedere il permesso di fare fotografie o riprese Ma e viene qualsiasi cosa. qualsiasi cosa, perché poi vieni accompagnato da uno del ministero con il cartellino. e Ti danno il cartellino perché, anche se hai permesso, non puoi riprendere quello che vuoi. Se ti dice lui, qui lo puoi riprendere, qui non puoi riprendere, secondo quello che Ma gli puoi le girare. Foto. Anche le foto, sì, sì, sì. Ah, quindi una cosa. persona va lì, ma non è che sì. può fare foto. E poi, come eh, diciamo, ti vedono che sei accompagnato, allora a quel punto ti propongono loro: fai una fotografia, cioè si mettono in posa e tutto il resto, mentre invece, quando tu non hai nessun cartellino, sei tenuto anche d'occhio. Solo che io avevo messo un pezzettino di nastro nero dove c'era la spieta rossa della e telecamera, che così non si vedeva che era accesa, e la tenevo semplicemente in mano con nonchalance più ferma possibile, di fate alcuni. Le riprese sono un po' storte, ma do, do lo stesso l'idea, soprattutto anche la città vecchia, che c'era eh, tipo India, in cui praticamente ci sono dei graticolati in legno di teca che la donna internamente può vedere quello che accade fuori senza essere vista. È un po' come... quindi, sì. E quello che è più invece eh, pesantino sono le pene capitali. Le pene capitali eh, è una cosa abbastanza che, che capita spesso al venerdì dopo la preghiera si eseguono le punizioni. Può essere fustigazione. C'è ancora la lapidazione per la donna. questo è ancora adesso ancora è del... adesso? Perché il viaggio è del 2010-10 anni fa. Sì. E ancora... poi quello che, è, che mi ha colpito di più è quando praticamente c'è la decapitazione, il piatto è in marmo di Carrara che è stato regalato dall'Italia, però forse non sapevano che doveva servire per, le, per, per prendere la testa del decapitato. Amen. E quando si vede che il piazzale della... noi eravamo a Jeddah che è la città più vicina anche alla Mecca, quindi sono anche più integralisti molto probabilmente. E quando vedono praticamente che il posteggio è tutto della, della grande moschea è vuota vuol dire che alla fine delle, della preghiera, al venerdì, ci sono le punizioni, può essere fustigazione, lapidazione o decapitazione, queste sono le pene pubbliche. Mentre per i ladri l'amputazione della mano non viene più fatta pubblicamente perché gli costava di più. Semplicemente viene fatta in ospedale chirurgicamente, perché dopo c'erano tutte le cure per quello che era per il taglio, perché viene fatto a taglio a Scimitarra, quindi chiaramente non è che sia molto preciso. Però la mano gliela tolgono lo stesso. Chi ruba non ruba più. Ma ci sono anche pochi furti, bisogna dire. Che non... sì. Vabbè, la pena è una cosa da aggiungere, la pena capitale ehm, loro non fanno distinzione chi usa droga o chi la vende. Chi usa droga non serve alla società, viene eliminato. Punto. Tu non c'è possibilità, la droga è così. E un'altra cosa che perseguono moltissimo è la pornografia. Cioè quella è una roba assolutamente, beh, basta dire come le donne devono andare vestite in giro per far capire come proprio sono. Ferri su questo no. anche la prostituzione. Quindi la prostituzione diciamo che capita internamente alle case, e, però questa è la parte più brutta. Quando sono di mezzo, eh, diciamo gli immigrati, chiamiamo donne immigrate, queste qua vengono. Dopo che c'è stato tutto il festino, vengono portate in taxi nel deserto e abbandonate, in tale che non possano parlare. E ah, quindi muoiono? muoiono esattamente le eliminano così. E, e poi un'altra cosa, la pena capitale è anche per gli incidenti stradali perché se io tolgo la vita a una persona rispondo con la mia vita, però c'è una forma assicurativa chiamata il patto di sangue: eh, si fa il processo, alla fine si trova che è colpevole quello che ha investito e ucciso la persona e viene condannato a morte. Il patto di sangue è riconosciuto dalle assicurazioni che offrono un indennizzo economico alla famiglia che ha perso. La persona mediano e via di seguito al 95% diciamo che accettano, perché poi chiaramente molto facilmente quello che è stato investito era un po' rocane, quindi questi qua si trovano abbastanza soldi. Allora a quel punto lì da, da accettare, e non, va, e non va neanche in prigione assolutamente, cioè passano dalla vita alla libertà assoluta e ecco, mm -hmm. con questo patto di sangue delle assicurazioni. L'Arabo mm -hmm. non lavora. E questo è, ah, è un'altra cosa: in Arabia c'è il deserto più grande del mondo. Noi pensiamo che sia il Sahara, invece, è in Arabia il deserto inteso come zona inabitabile dove non vive nessuno per le condizioni ferree della natura, proprio del caldo, della parte diciamo completamente priva d'acqua e parte senza vita. Ci siete stati vicini? No, siamo passati perché per andare da Jeddah abbiamo visto una piccola parte e capitano molto spesso delle grandissime bufere. Di sabbia che addirittura le macchine devono fermarsi perché proprio si perde la strada, perché viene ricoperta di sabbia anche la strada, quindi, quindi si va a rischio di andare fuori, è pericoloso, esattamente. Sì. Il, poi il, il petrolio dà un reddito enorme, dà una ricchezza che viene ridistribuita. Ah, ossia, sono benestanti. Ossia, sono benestanti perché tutte le attività lavorative nessuno paga le tasse. Perché è talmente alto il reddito del petrolio, che dà il petrolio all'Arabia, che non fanno le strade. La sanità: parliamo che la sanità è quasi la prima del mondo. I medici più importanti, più bravi, sono quelli che vengono assunti direttamente dal re, cercati, assunti, portati negli ospedali. Tutte le apparecchiature dell'ultimo grido le, le applicano subito, le cercano e le mettono a disposizione. La sanità è anche è gratuita, anche questa. Ah, è gratuita È sanità. gratuita. Ma è non gratuita. per gli stranieri? E, no, per tutti. Per tutti, per tutti, proprio assolutamente. No, vivono, hanno, vediamo anche noi, eh, adesso è un po' calato perché il petrolio diciamo non dà più la rendita che poteva dare eh, un po' di tempo fa, ma comunque da sempre una grande rendita perché qualsiasi scoperta che venga fatta eh, che può danneggiare il petrolio, gli arabi la comprano e se la mettono nel cassetto e per cui si prosegue a vendere il petrolio. I brevetti, insomma. I brevetti, Beh. esattamente. O vedono mantenersi. <ride> Detto questo, il viaggio quando, quando, dove siete, quando siete andati via, da dove? Sì, è stato... beh, il viaggio è stato anche molto veloce perché parliamo che siamo nell'altro lato rispetto a Urgada eh, dell'Egitto, un po' più bassi davanti al Sudan siamo, e quindi le linee veloci perché abbiamo fatto un Venezia-Zurigo e un Zurigo-Jedda direttamente, quindi, proprio eh, si arriva anche molto velocemente. Che periodo avete scelto? Marzo, e quello che quando stavamo l'aereo stava atterrando, abbiamo visto: pare una fontana. Ma vedere una fontana dall'aereo, pure la vedevamo, guardavamo, c'era una fontana proprio nel golfo di Jeddah. Allora abbiamo chiesto quando c'è stata la famosa, la prima guerra del petrolio nel 91. Bush aveva detto la prossima guerra la faremo per l'acqua, non più per il petrolio. Allora per dimostrare che si sbagliava, perché loro non hanno acqua dolce, loro dessalinano il mare. Hanno messo un dessalinatore grandissimo. Questa fontana messa al centro della baia è in acqua dolce che viene ributtata in acqua va bene, e butta l'acqua a 100-110 metri di altezza. Mamma Questo per dimostrare che il presidente americano si sbagliava perché loro di acqua ne possono avere finché ne vogliono, avendo il petrolio fanno andare i desalinatori e fanno quello che vogliono. Tutta la città, tutta l'Arabia chiaramente, usufruisce dei desalinatori. Ma non è acqua potabile. acqua potabile, non ah. hanno, cioè, la, creano, la creano dal mare. Mm. Hanno dei piccoli pozzi, ma non sono sufficienti a, diciamo, a, per quello che è tutta la popolazione. Magari questi pozzi qui vanno solo in certe case, c'erano cioè, acquedotti privati o roba del genere, ma comunque l'acqua non la fanno mancare e utilizzano quella dei desalinatori. Questo viaggio è stato fatto per terra, per, per mare, per, come vi siete Allora, come siamo arrivati? Abbiamo fatto questo giro. A Jaida perché era anche interessante vedere una città araba, perché poi hanno, è stato l'ultimo viaggio che il turismo era aperto. Poi hanno chiuso il turismo e lo hanno riaperto quest'anno. Da quest'anno si può tornare ancora in Arabia. Prima non si poteva, no? Eh, per, eh no, perché il turismo, praticamente gli occidentali portano i loro costumi e allora a questo punto qui loro preferiscono non avere eh, qualcuno che può deteriorare, che può declassare quello che c'è. Tanto per dire abbiamo girato, siamo andati in crociera, siamo andati alle isole Faresan. Alle isole Faresan poi ci hanno dato l'autorizzazione, lo sheiko, di scendere a terra e ci ha fatto preparare anche dei, dei posti eh, che vedremo poi, c'è una grande tende con i tappeti nella sabbia per potersi riportare e tutto il resto e abbiamo visto lungo la spiaggia che c'era una bottiglia di superalcolici di vino, di birra, c'era di tutto il che vuol dire che loro eliminano le immondizie buttandole in mare queste immondizie non devono vedersi nella raccolta normale però il mare poi restituisce a terra quindi c'è sempre e queste sono praticamente persone molto facoltose che hanno la possibilità di, di accaparrarsi i superalcolici e che quindi dopo viene fuori, trasgredire la norma ecco però lì sono veramente molto severi, veramente molto severi, cioè ad esempio il limite è di 80 km all'ora, ma nessuno va oltre, non c'è controllo, pochissimi controlli, ma hanno paura che possa esserci il controllo e allora a quel punto lì si fermano immediatamente, cioè il limite è 80, si va a 80, non c'è problema. Questioni di, di sicurezza, avete, vi siete sentiti sicuri? Insomma? Ci si sente sicurissimi, sicurissimi. Mm. Perché proprio ehm, si vede anche le, la popolazione. Intanto l'arabo non lavora, l'arabo fa lavorare e questi che lavorano sanno che se fanno tanto così, vengono espulsi. Perché proprio sono sempre lavoratori eh, poveri che vengono dalle Filippine, dall'Egitto, dalla Somalia o paesi del genere, per cui assolutamente sanno che devono stare, sono sul filo della lama di rasoio: devono lavorare sempre, non lamentarsi mai, e pensare di rubare. Assolutamente no. Partiamo col documentario. Allora, allora vediamo sì. così, cioè, vediamo un po' come si è. Vabbè, poi, un'ultima cosa: ecco qui la cartina dell'Arabia Saudita. che Adesso vediamo dove eravamo. Praticamente a Jeddah, dove e vediamo la, la Mecca rosso. molto vicina. Se riusciamo a mettere anche la seconda foto, allora più ingrandita, così Non vediamo... siete andati alla Mecca? No, no, noi no, lì proprio non si può andare. Ah, solo i musulmani può. possono avvicinarsi alla Mecca, vanno alla Mecca, ma noi proprio assolutamente. Eh, proprio siamo i, eh, i reietti, neanche parlare, neanche andare a vedere, ma neanche passare lontani per dire dal grande, dalla grande moschea dove c'è la tomba di Maometto. non si può neanche pensare di avvicinarsi, ah. noi non siamo musulmani, proprio lì veramente andremo a rischio, ma... Ah, ho capito, <ride> Beh, sì. eh, vediamo l'altra slide così, così possiamo mm -hmm. poi partire subito con... Il... Allora partiamo ecco dalla recce dicono che non c'è, allora partiamo col documentario, documentario a questo punto, così vediamo, vediamo un attimo. Andiamo. Quindi allora. arrivo a Jeddah. a Jeddah. Arrivo a Jeddah. Il volo di quante ore? Da... Eh, il volo è stato veloce, 5 ore, 4 ore e mezza, 5 ore. Qui Eccolo vediamo ecco, le donne praticamente arabe che le vediamo vestite. Qui era un punto dove non c'era nessuno, allora ho ripreso normalmente zoomando, stando molto attento. Questi qua sono tutti palazzi fatti in legno, in tech, che, dove fanno praticamente le finestre, ecco le vediamo, che facevano queste finestre alveolari in cui da dentro vedono fuori ma non si vede. Che c'è dentro, ah, qui siamo nella parte no. antica nella parte vecchia di Jeddah che potete, potevate circolarci qui sì, 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 si poteva circolare tranquillamente, tranquillamente però la nostra guida aveva il tesserino che era autorizzata. qui vediamo ah, quindi, le donne come eh, quindi, sono proprio, eh beh si sì, come in tanti paesi musulmani esatto, che sono state completamente sì, sì. Eh, ah, bellissima ehm, questa qui, no ma è molto bella di fatti sono cose veramente belle quindi Poi, avete girato con la guida con la guida, sì, 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 avevamo una guida che però la guida era eh, di Milano, voglio dire, nostrana proprio, ma però aveva il permesso in vista che appunto accompagnava un gruppo e quello già ci dava molta più tranquillità. Qui vediamo solo i vari souk che ci sono, poi quello che non, eh, mi ha sempre sorpreso su questi paesi: gli uomini sono sempre vestiti in bianco, ma hanno sempre questo abito candido, anche alla sera. Ma io dico che dovrebbero cambiarselo quattro volte al giorno, non a capire o è un Come tessuto che via. respinge le macchie respinge lo sporco. Ecco, ma che differenza c'è tra quelli che sono vestiti in camicie e pantaloni e chi invece con i lavoratori. Ah, i lavoratori. I Mentre I gli... Esatto. gli arabi sono vestiti, anche questo qui, ad esempio, non è un, un arabo dell'Arabia Saudita, ecco, ah, è no? un lavoratore esattamente. Esattamente sì. Qui vediamo tutti quelli sono tutti i datteri. Ecco la fontana che dicevo prima. Che si vede dall'aereo che tira l'acqua. Adesso magari avranno cambiato, utilizzeranno, comprimeranno l'acqua marina e la sparano su, ecco. Non credo che buttino via anche adesso l'acqua dolce così. Questa era la nostra barca perché abbiamo fatto la crociera, abbiamo avuto una fortuna incredibile perché un mare splendido, meraviglioso, Caldo. bellissimo. Caldo, bastava, una muta da 3 mm era più che sufficiente. Sì. Ecco, quindi... vuol dire voi quindi da da in giro per la città e poi da là avete preso direttamente la crociera esatto ci siamo portati e siamo andati qua in questa barca qua ecco l'unica cosa questa barca qui aveva le cabine molto piccole quello sì era abbastanza scomoda per quello perché proprio eravamo in due ma proprio era, la cabina era veramente stretta e eravamo abbastanza scomodi non soprattutto ve l'aspettavate non ve l'aspettavamo esattamente e poi questa barca è stata anche l'ultima crociera che ha fatto perché poi ha preso fuoco ah, <ride> quindi proprio. è finito il permesso di soggiorno No, delle, cioè de, del turismo e questa barca qui poi ha preso fuoco poi bisogna vedere ha preso fuoco o gli è andato fuoco perché visto che non c'era più il turismo non serviva più la barca e hanno preso i soldi dell'assicurazione dopo tutte quelle che... cose che sarebbe un po' ad andare a fondo queste isole sono perfettamente completamente deserte abitate solo dagli uccelli marini questi sono i piccoli della Sula eccole qua che non vuole che mi avvicini vediamo comunque sono sempre sono uccelli questi qua poi che anche gli adulti non scappano e qui le aquile di mare invece si fingono morte restano immobili sulla reagisce guardate proprio si lascia carezzare non si muove assolutamente sperando tu... appunto, poi arriva la madre allora è meglio andare via ah, ecco, evitiamo, evitiamo insomma contatti diretti qui vediamo che cerca di pescare ecco. allora è adesso interrompiamo secondo andiamo in pubblicità rapidissimi poi ritorniamo insieme qui vediamo anche altri animali che avete incontrato c'è tra poco mm.